Io mi auguro che sia una sessione densa di contenuti, entreremo più nello specifico rispetto a stamattina, e mi auguro anche che sia, noi lo abbiamo scritto dalle pagine del Sole 24 Ore, che sia riconosciuto a questo lavoro il doppio merito, un merito tecnico, cioè il merito di aver iniziato uno sforzo di rappresentazione della realtà più complesso, che vada oltre gli slogan e che vada oltre i cavalli di battaglia. È uno sforzo politico che dobbiamo riconoscere al Movimento 5 Stelle di essere usciti anche dalla cerchia dei tecnici ortodossi vicini al movimento e di aver per la prima volta chiesto il contributo a esperti di cui tra l'altro ignoravano la provenienza e l'estrazione. Io penso che questo sia un merito che dobbiamo riconoscere al movimento. Gli esperti erano ignoti del committente e il movimento era non sapeva chi fossero gli esperti. Ovviamente conosceva il professor De Masi, questo è chiaro. Però mi sembra uno sforzo da salutare con piacere e mi sembra uno sforzo da salutare in maniera obiettiva, con soddisfazione, lo sforzo che è uno sforzo che la politica ha dimenticato, di uscire dal contingente e di provare a muoversi con un'ottica che vada oltre i mesi della campagna elettorale, con un'ottica che abbracci le possibilità complesse, difficili e a volte anche, come dire, imprevedibili, perché questa è una ricerca previsionale, non siamo certi che le previsioni si avvereranno, professore, ovviamente, speriamo anche di no alcune, però è uno sforzo che politico che bisogna riconoscere. Quindi grazie, do la parola al professor De Masi e buon lavoro a tutti. Bene, in questa seconda sessione vedremo quattro aspetti: il progresso tecnologico e la produttività, il rapporto tra analogici e digitali, le tipologie di lavoro che si vanno profilando e la riorganizzazione e destrutturazione sulla base di queste novità. Volevo, visto che questa, nel pomeriggio non c'è il tempo da dedicare a spiegare il metodo perché l'abbiamo fatto questa mattina, volevo però ricordare che noi abbiamo chiesto agli esperti lo sforzo di dirci non cosa loro vorrebbero che accadesse nel 2025, perché tutti noi abbiamo desideri e abbiamo speranze o timori, ma che si sforzassero di capire cosa effettivamente avverrà nel 2020, da qui al 2025, a prescindere da quello che loro avrebbero voluto. Quindi è uno sforzo predittivo, non è una serie di proposte. La proposta è quella che viene poi dai politici, cioè gli si dice le cose andranno così, così e così. Alcune cose vi piacciono e allora fate in modo che si accelerino. Alcune cose non vi piacciono, fate in modo che non accadano, nei limiti in cui naturalmente la politica ha gli strumenti per farlo. Trattandosi di previsione del futuro, siccome a volte il futuro è anche come noi lo prevediamo, ci sono anche delle cose che possono apparire ovvie. Certo, se si dice diminuiranno i posti di lavoro, per chi di voi che pensa questo, questa è una previsione ovvia. Il problema non è tanto di dire o meno l'ovvietà, è di dare una notevole certezza che quell'ovvietà avvenga. Perché il fatto che ci abbiano ragionato su per 3 mesi 11 esperti che guardano il lavoro da 11 angoli di visuale, che vanno dalla religione al diritto, dall'economia alla sociologia, alla psicologia, perlomeno qualche garanzia in più rispetto ai nostri ragionamenti individuali, certamente li danno. Queste erano due premesse che mi sembrano, perché ogni tanto anche qualcuno, ma non fate proposte, la sociologia per fortuna non fa proposte, sennò sarebbero proposte sballatissime, perché non siamo educati a fare proposte, siamo educati a fare fotografie o attraverso istantanee o attraverso filmati. Questa è una fotografia di un filmato, diciamo, di quello che avverrà da qui al 2015. Però molti di voi
nel 2015, sicuramente nel 2025 saranno in questa sala per vedere se le cose sono avvenute o meno, e vedrete che sono avvenute, perché ho molta esperienza da 40 anni di Delphi, vi assicuro che poi alla fine si finisce col dargli ragione. Allora, vediamo un attimo cosa abbiamo chiesto agli esperti circa questi quattro punti. Primo punto, progresso tecnologico e produttività. Già stamattina, come avete visto, poi se ne è parlato, perché tutte questi 16 tagli sul lavoro sono ovviamente interconnessi. Il problema, l'incidenza della globalizzazione, l'incidenza del progresso tecnologico e l'incidenza dell'immigrazione sicuramente sono le tre variabili più forti, per cui finiremo per parlarne insomma in tutte e quattro le sezioni. Noi abbiamo chiesto agli esperti, a proposito del progresso tecnologico e della produttività, questo: da qui al 2025 il progresso quali conseguenze avrà sul mondo e sul mercato del lavoro? Questo è un quesito che si pongono tutti, soprattutto gli economisti, perché gli economisti amano sforare dalla loro materia e fare spesso gli psicologi, i sociologi, i politologi, anche i criminologi, vedo insomma da Bruno Vespa spesso, quindi c'è un uso diciamo onnivoro dell'economia. Fino a 3 anni fa diciamo l'80% degli economisti diceva che il progresso tecnologico avrebbe sicuramente sostituito dei posti di lavoro, ma i posti di lavoro creati sarebbero stati molto di più. E su che base lo dicevano? Sulla base di quello che era avvenuto con i telai meccanici alla fine del Settecento e agli inizi dell'Ottocento, o che era avvenuto con le automobili. Ci sono due differenze enormi. Uno è che le automobili hanno sostituito i cavalli, e vi assicuro che ne sono stati ammazzati talmente tante migliaia che naturalmente non facevano il ruolo dei disoccupati, perché non avevano un sindacato o questa roba qui, però ne sono stati ammazzati tanti. Se fossero espulsi dal lavoro altrettanti operai quanto i cavalli espulsi dall'automobile, avremmo una disoccupazione tecnologica molto forte. L'altra cosa è che il progresso tecnologico meccanico e anche quello elettromeccanico, cioè i due progressi che hanno preceduto il progresso invece digitale, creavano effettivamente un sacco di posti di lavoro. Cioè la scoperta, l'invenzione della locomotiva ha creato le ferrovie, ha creato le stazioni, capostazione, tutto l'apparato. La costruzione delle strade ferrate, così come l'automobile ha creato poi i gommisti, i riparatori, eccetera, eccetera. Le macchine di cui stiamo parlando, soprattutto poi l'intelligenza artificiale, non hanno bisogno di tutto questo apparato, non hanno bisogno di una ferrovia per viaggiare. Mandare una cartolina fino a qualche tempo fa era una cosa enorme, ci voleva qualcuno che la portasse in un sacco da una parte all'altra, poi un postino che andasse a portarla al posto giusto, eccetera. Questo non avviene con le attuali tecnologie digitali, non so se è chiaro. Ora ho visto che nell'ultimo sondaggio, perché c'è il Financial Times che fa un sondaggio annuale sugli economisti a proposito del rapporto tra tecnologia e posti di lavoro, nell'ultimo il 48% ha ammesso che i posti di lavoro creati saranno meno di quelli distrutti. Quindi se riescono a capirlo ormai anche gli economisti, io credo che ce la faremo, perché prima o poi insomma, ci renderemo conto che forse le cose non vanno secondo il punto di vista neoliberale. Altri quesiti: quali settori e quali lavori presenteranno il maggior incremento di produttività? Complessivamente i posti di lavoro che si creeranno saranno più numerosi o meno numerosi dei posti che si distruggeranno? Si può fare una previsione quantitativa di queste variazioni? Oltre a comportare variazioni quantitative dei posti di lavoro, il progresso tecnologico comporterà anche variazioni qualitative del lavoro, e di che genere?
Leggo alcune parti, perché su questo ci sono circa 150 risposte, per cui ne leggiamo alcune. Il contesto sarà contraddistinto dalla creatività e dall'innovazione. Il ruolo delle tecnologie sarà fondamentale per migliorare la qualità della vita di lavoro e per generare nuovi risultati economici e sociali. Una parte del lavoro sarà svolta da soggetti artificiali, l'altra, fondata sulla creatività e sulle scelte, avrà una forte componente umana. Il lavoro tenderà a sviluppare le capacità antropologiche più profonde e sarà sempre meno faticoso. Consisterà sempre più in attività creative, relazionali, funzionali a una felicità qualitativa. Il lavoratore dovrà adattarsi a lavorare a stretto contatto con i robot e a gestirli. I lavori dalla forte componente tecnologica e innovativa richiederanno elevate competenze e riceveranno elevata retribuzione. E delle cose che ho ascoltato stamattina, mi è parso di capire che ormai siamo consapevoli di che cosa riesce a fare un telefonino, naturalmente, di che cosa riesce a fare un computer. Siamo consapevoli del fatto che in ogni computer c'è un microprocessore che raddoppia la potenza ogni 18 mesi, mentre l'automobile ha raddoppiato la velocità in 70 anni, quindi con una velocità estremamente più alta. Però mi pare che non sia ancora chiaro a tutti il passaggio che ci sarà con l'intelligenza artificiale. È quasi come il passaggio che c'è stato tra meccanico e digitale, oppure che c'è stato negli orologi. Gli orologi sono stati inventati nel XII secolo e avevano uno scappamento che riusciva a oscillare una volta ogni 4-5 secondi. Poi è migliorato, e quelli più costosi, quelli che ancora oggi si fanno per vezzo, sono orologi che hanno un oscillatore che oscilla fino a 12 volte al secondo. Ma quando è stato introdotto il quarzo, si è passati da 12 volte al secondo a 2 miliardi e mezzo di volte al secondo. In un attimo, non è che si è andati per gradi. E ora i nostri orologi non hanno, li diciamo ancora al quarzo, ma sono al cesio, e l'oscillatore che c'è dentro è 9 miliardi di volte al secondo. Per cui ogni orologio, anche quello che esce in omaggio dal fustino di Dash, è circa 200 volte più preciso di quanto occorra un normale utente. Immaginatevi a me, utente napoletano, quante volte in più è preciso rispetto a quello che mi occorre. Ora con l'intelligenza artificiale stiamo facendo questo salto, sia chiaro, non è graduale rispetto a quello che è avvenuto fino ad ora. La generazione dei servizi veloci e riproducibili in qualsiasi luogo e contesto comporterà una maggiore flessibilità nell'esercizio delle attività lavorative e una maggiore disponibilità di tempo. Questo è un altro problema che aveva capito benissimo Keynes nel 1930. In quella sua relazione che fece alla Società delle Nazioni, in cui proponeva per i suoi nipoti, cioè praticamente per noi, di passare a 15 ore settimanali, gran parte del suo rapporto fu su cosa si sarebbe fatto poi del tempo libero. Non so se è come il reddito di cittadinanza. Quello è facile, tranne che in Italia è facile farlo, si fa dovunque, quindi il problema non si pone. Il problema è come dalla persona che recepisce il reddito di cittadinanza, e che quindi potrebbe essere indotto, come si dice di solito, chi è contrario, potrebbe essere indotto alla pigrizia, farne invece una persona che valorizza il suo tempo libero in chiave di cultura. Keynes diceva una cosa interessantissima: come si fa a capire come ci comporteremo quando non avremo bisogno di lavorare e avremo molto tempo? E lui dice: l'unico esempio che abbiamo sono le mogli dei ricchi. Siamo nel 1930. Le mogli dei ricchi non hanno bisogno di lavorare e vivono. E dice: naturalmente non sto neppure lontanamente a immaginarmi il dramma di un mondo fatto di persone che vivono come le mogli dei ricchi. E anch'io credo che siamo perfettamente d'accordo su questo. Quindi il problema del tempo libero che si ottiene liberando la persona dal lavoro, si sconta in termini di cultura. Quando è stato introdotto le 28 ore alla Volkswagen, ebbi la possibilità
di una ricerca su quelli che avevano ormai 28 ore con però il 10% in più di salario. Ne intervistammo tantissimi e le risposte erano tutte polarizzate. Quelli che avevano molta cultura, soprattutto quelli che si interessavano di musica, interessante, dicevano: ah, è una meraviglia, guadagno il 10% in meno, però in compenso è una meraviglia, c'ho un sacco di tempo in più per stare con gli amici, per andare ai concerti, per andare al cinema, eccetera. Quelli che erano incolti dicevano: abbiamo più tempo libero, ma che me ne faccio, c'ho meno soldi. Quindi, come si vede, c'è un addentellato fortissimo, e il fatto che l'Italia abbia il 20% di laureati è la prima tragedia. Questa mattina lo si è visto. Se leggete quel bel libro di Moretti, La nuova geografia del lavoro, lì si vede che negli Stati Uniti ci sono città partite alla pari 30 anni fa, e oggi alcune di queste hanno 50-60% di laureati e gli altri hanno comunque nessuno quanto l'Italia, stanno intorno al 30%, c'è un abisso nei destini di queste due aree. Nel settore educativo ci sarà la riqualificazione del personale per ogni ordine di scuola, dagli asili nido all'università. Ciò permetterà di migliorare il prestigio degli insegnanti e le competenze degli studenti. Molte produzioni impiegheranno, rispetto al passato, la metà delle ore lavorate. Ciò gioverà o meno all'occupazione a seconda delle politiche di ripartizione del lavoro. Ecco, per esempio stamattina sentivo tanti colleghi che si preoccupano di dire che cosa si potrebbe fare per far lavorare i disoccupati. Ma secondo me c'è tanto già lavoro, perché c'è tanta gente che lavora 8 ore. Abbiamo 23 milioni di occupati, di cui buona parte ha 40 ore alla settimana, e abbiamo 3 milioni e dispari di disoccupati. Se gli occupati, invece di lavorare 40 ore, lavorassero 36 ore, non avremmo disoccupati. Ma c'è di più, c'è il vezzo italiano dei manager, soprattutto, ma anche di alcuni quadri, di restare all'infinito in ufficio, non per amore del lavoro, per odio della famiglia, però restano fino a tardissimo in ufficio. Sono 2 milioni che fanno 2 ore al giorno di overtime non retribuito, 2 ore al giorno di overtime per 2 milioni sono 4 milioni di ore al giorno, sono pari a 500.000 posti di lavoro. La Germania, guardate, c'ha l'indice di disoccupazione così basso per due motivi. Primo, perché i giovani vanno all'università e quando uno studia non è popolazione disoccupata ma è popolazione attiva. Noi abbiamo all'università il 36% dei giovani contro il 68% dei tedeschi, il 74% degli americani, e quindi di questi 36 poi che vanno all'università solo 22 arrivano alla triennale, solo 16 alla quinquennale. Quindi un motivo per cui la Germania c'ha meno disoccupati è che molti più giovani. Noi avremmo la stessa percentuale loro, se avessimo la stessa percentuale di universitari, di disoccupati giovani. E il secondo motivo è che qualsiasi manager tedesco esce alle 5 precise e quindi ci sono posti di lavoro per i giovani. Bastano queste due cose per risolvere almeno per ora il problema. Bastano queste due cose per risolvere almeno per ora il problema, almeno fin quando non arriva l'intelligenza artificiale. Molte produzioni impiegheranno rispetto al passato la metà, ne leggo solo un'altra: l'intelligenza artificiale sarà in grado di sostituire attività prettamente umane, sempre più complesse, e i posti di lavoro creati dal progresso saranno meno di quelli che esso distruggerà. Su questo bisogna capire, per esempio. Pensate, tutti quelli che danno informazioni in qualsiasi luogo in cui si entra, compreso questo palazzo, sono tutti sostituibilissimi da avatar che funzionano benissimo, perché basta progettare, basta capire qual è la gamma di domande che fa l'utente, e se ne possono mettere addirittura molte di più alle quali il receptionist meccanico risponde. Si può avere un medico che fa le analisi e che in pochi secondi riesce a,
paragonare i problemi che ha il malato con fino a 30 milioni di altri casi nel mondo in 40 secondi. Nessun medico potrà mai fare questo, non so se è chiaro. Sono cose meravigliose, secondo me. Ultima cosa che tengo a dire è che stamattina, se devo dire spesso, uno dei problemi grossi è che questa macchina toglie lavoro. Io sarà che ho la deformazione di napoletano, ma secondo me il fatto che si elimini il lavoro è il sogno dell'umanità. Non so se è chiaro. L'abbiamo trasformata in un dramma per idiozia. Cioè, Aristotele dice, il giorno in cui potessero finalmente i telai funzionare da soli così, i padroni non avrebbero bisogno degli schiavi. E noi non è che siamo fatti per lavorare, noi siamo fatti per essere creativi, che è una cosa completamente diversa. Per cui più lavoro non creativo si delega alle macchine, di gran lunga meglio è, naturalmente. Proprio non c'è paragone. Il problema è come ripartire poi ovviamente il lavoro che resta, ma questo è un altro paio di maniche. Io credo che dobbiamo spingere al massimo la tecnologia, dare tutto il lavoro, ma imparare a far fare agli altri, imparare a produrre più beni e più servizi con meno lavoro umano è la liberazione che abbiamo sempre sperato. Ci mancherebbe altro. Non è che per lavorare bisogna fare il minatore. Se lo fa una macchina, è molto meglio. Naturalmente bisogna fare in modo che poi i soldi della miniera non vadano tutti a Buffett, il quale dice che la lotta di classe c'è, e lui che la sta facendo e la sta vincendo. Vi ringrazio. Grazie, professor De Masi.